Se mi metto nel nord della Calabria, sulla 106, cerco di raggiungere Reggio Calabria, ci metto 5 ore e mezza. 5 ore e mezza. Non c'è un'alta velocità, non c'è un'autostrada, non ci sono trasporti efficienti. Arrivo sul ponte e lo passo in 20 minuti o in 5 minuti o anche in un minuto. Cosa me ne faccio? Qual è la priorità per noi calabresi o per noi meridionali? Passare il ponte in un minuto o avere delle strade che collegano Reggio Calabria con Bari in un modo efficiente come succede tra Roma e Milano? Ecco, io penso che ci sia una questione di priorità e sia una pessima, sbagliata idea quella di dare priorità a un ponte che è soprattutto superato da un punto di vista tecnico e da un punto di vista economico. Vede, secondo alcuni rapporti che ho letto di colleghi dell'Università di Reggio Calabria, quel ponte non sosterrebbe le correnti e i venti che ci sono in quello stretto. Sarebbe al massimo possibile, con la tecnologia odierna, costruire un ponte con corsie limitate soltanto per il trasporto su gomma, che è anacronistico, che è vecchio. Immaginate di fare un ponte che non possa in qualche modo ospitare rotaie e quindi fare anche il trasporto su rotaie, che in qualche modo ammortizzerebbe i costi, i 15 miliardi previsti. Quindi non è sostenibile, non è economicamente efficiente, non è prioritario e inutile.